Dei carabinieri del ROS al Tronchetto, l'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa per 11 persone, militari a caccia di armi ed esplosivo. I dati sulla ripresa non convincono l'assessore Donatan, che afferma la nostra emergenza, ora sono i disoccupati. Una delle priorità del Consiglio regionale entro la fine della legislatura è diminuire il numero delle commissioni, lo dice il presidente Ruffato. Saldi invernali anticipati al 3 gennaio, anche quest'anno Adico lancia la campagna Fotografa il tuo acquisto contro sgradevoli sorprese. Chiedo una casa per me e la mia famiglia, questa settimana l'aiuto dei telespettatori di Rete Veneta arriva ad Olo. A Jesolo in mostra veri corpi umani, un viaggio per scoprire come siamo fatti e cosa potrebbe accadere se non avessimo cura del nostro corpo. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia Maestre, siamo pronti a darvi tutte le principali notizie di questa giornata, giovedì 18 dicembre, è un telegiornale ricco e iniziamo subito a parlare del blitz dei militari, dei carabinieri del ROS al Tronchetto. Ci sono degli indagati per associazione esterna mafiosa, appoggio esterno a questa famiglia di Palermo, la famiglia Acquasanta. Il boss ha lavorato coperto da operatori economici e liberi professionisti al Tronchetto. Una quarantina di perquisizioni, 8 indagati con le pesanti accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio di denaro sporco. I carabinieri del ROS, su disposizione della Procura Antimafia di Venezia, hanno passato al setaccio le abitazioni e gli uffici di operatori economici e liberi professionisti. L'indagine della DDA incentrata sull'isola del Tronchetto è iniziata dopo l'arresto del palermitano Vito Galatolo, che per 2 anni ha lavorato a Venezia. L'uomo, in manette il 23 giugno per associazione di stampo mafioso ed estorsione in un appartamento di via Pio X in centro Mestre, è ritenuto dagli investigatori dell'arma il boss della famiglia di Acquasanta. Secondo l'accusa, tutti gli indagati avrebbero mantenuto rapporti con il clan palermitano. Sotto inchiesta parecchi siciliani e alcuni veneziani, tra cui il datore di lavoro di Galatolo, che lo aveva incaricato di fare manutenzione alle barche al Tronchetto e di imbarcare i turisti, sostenendo di non sapere chi fosse. Vincenzo Galatolo, il padre di Vito, fu condannato all'ergastolo per l'omicidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Il figlio era a Mestre in soggiorno obbligato. Con il passare delle ore il numero degli indagati è salito a 11, nel servizio abbiamo detto che erano 8 e in più apprendiamo anche che i militari, i carabinieri del ROS cercavano armi ed esplosivo che sarebbe servito per compiere attentati proprio alla famiglia Acquasanta di Palermo. Comunque vi terremo costantemente aggiornati su questa indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. Cambiamo argomento adesso, parliamo di lavoro, di economia. I dati di Confindustria non fanno stare tranquilla l'assessore al lavoro regionale Elena Donazzan, perché la vera emergenza è l'occupazione. Abbiamo appreso proprio in queste ore che nonostante nel 2015 ci sarà della ripresa, ci sarà lavoro, il numero di occupati non crescerà. I dati di Confindustria fanno ben sperare. Nel primo trimestre del 2015 il PIL tornerà a correre, guadagnando mezzo punto e facendo di fatto uscire il paese dalla recessione. Ma ciò non significherà un aumento dell'occupazione. In Italia chi cerca lavoro continuerà a farlo. Questo, secondo l'assessore regionale Elena Donazzan, per colpa di un governo che non permette alle imprese di lavorare con certezze fiscali e burocratiche. Serve una soluzione drastica di cui parliamo da anni, ma che non si ha mai il coraggio di andare, di portare fino in fondo. Oggi, se non aiutiamo le imprese ad essere alleggerite, ad avere insieme un quadro normativo di riferimento certo e non in continua fibrillazione, le imprese non assumeranno, non cresceranno, non investiranno.
e invece per avere posti di lavoro abbiamo bisogno di imprese private che siano messe nelle condizioni di sopravvivere. La ripresa è garantita soprattutto dall'export. In Veneto le esportazioni nei primi 9 mesi del 2014 hanno fatto registrare un più 2,5%. Un dato soprattutto legato all'export di importanza del Made in Italy e dell'attenzione che i mercati danno a questo importante settore di produzione. Il Made in la fa da padrone, nonostante la crisi in Ucraina e l'embargo russo. Il Veneto in Italia è il principale partner commerciale della Russia. Chiediamoci, più che giudicare il resto del mondo, qual è l'interesse nazionale, che interesse ha l'Italia. Oggi l'Italia ha un interesse di sostenere il proprio export e sostenere relazioni forti anche con la Russia, quindi anche l'embargo ci sta penalizzando. La politica ora con il Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, che fa il bilancio del 2014 e poi stabilisce gli obiettivi per i prossimi mesi. Sono Dario Bond, Roberto Fasoli, Costantino Toniolo, Santino Boccia, Vittorino Cenci, Gustavo Franchetto, Claudio Sinigaglia. Questo è il top team dei consiglieri regionali più presenti, di quelli che non hanno mai lasciato l'aula se non per qualche ora. Il presidente Ruffato ha dato questa speciale classifica in occasione dell'incontro per fare gli auguri di Natale. Con le elezioni alle porte, il numero uno di Palazzo Ferrofini ha promesso che i lavori continueranno anche nei prossimi mesi. La campagna elettorale può e deve aspettare. In aula? Saranno 6 mesi di lavoro, questo ve lo prometto. E basta guardare questa settimana in cui abbiamo 5 giorni di consiglio, è la prima volta, e siamo a fine legislatura, è la prima volta che facciamo 5 giorni consecutivi di consiglio. Sicché io sono stacanovista, sicché non demordo fino alla fine. Questa è la scaletta delle priorità del consiglio regionale. Dopo aver tagliato costi vitalizi e il numero di consiglieri, si punta alle commissioni. Per quanto riguarda riforme istituzionali, dobbiamo fare la CAL, che è il Consiglio delle Autonomie Locali, dobbiamo rivedere il regolamento, perché vorremmo dare al prossimo Consiglio, che la composizione è diminuita e passano a 50, vorremmo ridurre le commissioni in modo da rendere più snella, più veloce anche l'attività consigliare. Ora ce ne sono 8, io credo che possano 4 o 5 possano bastare. Vigileremo che i lavori del Consiglio regionale continuino con efficienza e ovviamente controlleremo anche la presenza in aula dei consiglieri regionali. La tentazione di scendere già in campagna elettorale è tanta. Continuiamo a parlare di politica. Dopo aver consultato molti amici, riteniamo doveroso e necessario attivare un movimento di opinione che, rispetto ai candidati come il professor Amato e il professor Prodi, ci consenta di sostenere candidature quantomeno condivise dai cittadini. Lo dice Renato Boraso, che è il coordinatore della lista civica Impegno per Venezia, Mestre e Isole. Boraso continua e dice: in tal senso riteniamo che la figura del filosofo professor Massimo Cacciari, scrittore, opinionista, filosofo, sindaco, uomo di cultura, uomo della sinistra illuminata, possa e debba essere tra i candidati a cui questo Parlamento debba seriamente pensare per la nomina di Presidente della Repubblica, aggiunge tra parentesi Boraso, se lo merita. Quindi lancia questa campagna Renato Boraso, ex consigliere comunale a Venezia e ricordiamo candidato sindaco per quanto riguarda le amministrative del 2015. Saldi anticipati partono subito dopo Capodanno. Come difendersi dagli esercenti furbetti? Basta una fotografia. Saldi al via il 3 gennaio, l'ha deciso la giunta regionale dopo aver acquisito il parere favorevole delle organizzazioni di categoria del commercio e dei consumatori. Un'iniziativa che si spera possa dare sicuramente uno stimolo ai commercianti e anche al centro storico, che è in grossa sofferenza, e ci auguriamo come ogni anno che purtroppo di non doverci trovare consumatori che vengano fregati durante questi giorni di buoni affari. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai prezzi, prima e dopo. Anche quest'anno l'Adico propone la campagna Fotografa l'acquisto, che si tratta solamente di andare qualche giorno prima a fotografare l'articolo che si intende comprare con il reale prezzo, per poi far sì che il giorno 3, quando inizieranno i saldi, si possa realmente verificare sia il reale sconto che il vestito sia di stagione rispetto a quelli che potrebbero essere degli avanzi di magazzino. E oltre a questo bisogna considerare altri piccoli accorgimenti.
Bisogna diffidare da quelli che sono dei sconti superiori al 50-60% per non trovarsi ad acquistare magari avanzi di magazzino. La seconda cosa, ricordarsi che bancomat e carte di credito devono essere sempre accettate e conservare lo scontrino, perché poi lo scontrino fa tenere valida quelli che sono gli effetti della garanzia che dura 2 anni. Terza cosa, ricordarsi sempre che il diritto di ripensamento non è quello che regolamenta la garanzia, non c'è diritto alla sostituzione se non che il prodotto è difettato. E quarta e ultima cosa, soprattutto imporsi quello che è un budget di spesa, perché poi si rischia di spendere di più e trovarsi in difficoltà la prima imprevisto che una famiglia può avere. Come ogni giovedì torna la solidarietà di Rete Veneta, torna anche la nostra Mirella Tuzzato. Questa settimana è andata ad Olo. Ciao cari amici, oggi siamo ad Olo e siamo venuti ad incontrare una nonna. Ciao. Come va? Sempre più giù. Perché Sonia? Perché le cose non vanno come io speravo, mi dà l'ispettore sanitario e ha visto la situazione. Io spero solo, non chiedo soldi, non chiedo niente, chiedo solo la sistemazione per i miei nipoti. Perché? È una casa per tuo figlio, sì, e i tuoi nipoti? Sì. Solo perché qui non possono stare? No, perché ci hanno detto che è super affollato, un bagno per 7 persone non può essere per bambini. Sì. Mio figlio lavora in un'impresa di pulizie, ha un reddito minimo, uno stipendio minimo. Non gli danno la casa perché mio figlio è venuto ad abitare con me. Io ho perso il lavoro nel 2009. Sono rimasto a casa in disoccupazione perché non hanno ancora maturato i contributi, diciamo, per andare in pensione. E nel frattempo mio figlio era qui e ho dovuto aiutarlo e con i soldi che ho preso della liquidazione. Tu c'è un quote, tu c'è domani. Dopo i soldi, se non arriva niente, sono quelli e si prendono sempre là finché finiscono. Sono la mia vita. Sono la tua vita. È la cosa che mi fa andare avanti il mattino e andare avanti nei giorni. Allora, questo assegno, Sonia, non ti farà fare di sicuro il bagno, però ti aiuterà magari a dare una pulita alla casa, come volevi tu, ti aiuterà un pochino, ti farà un po' respirare e passare un Natale sereno con i tuoi nipoti. Auguri, buon Natale a tutti e grazie mille di tutto, grazie, grazie, grazie. Brava Mirella e un grazie di cuore a tutti i telespettatori che contribuiscono con i loro versamenti concretamente ad aiutare tante persone in difficoltà. Adesso parliamo di Real Bodies, una mostra a Jesolo che mostra, scusate il gioco di parole, ma è così, dei veri corpi umani. E questa è la grande novità, soprattutto i giovani, soprattutto le scuole hanno bisogno di vedere, non più di leggere o di sentir raccontare. E qui si vedono dei veri corpi nella loro bellezza, nella loro complessità, nella loro forza e fragilità. Alle mie spalle il famoso uomo di Leonardo, nessuno, neanche io, l'aveva mai visto come era fatto dentro, e questo è un piccolo segnale delle meraviglie che qui a Jesolo, a Real Bodies, è possibile ammirare. Un viaggio attraverso il corpo umano, il vero corpo umano, reso così da un processo scientifico che ci aiuta a scoprire come siamo fatti dalla riproduzione alla fine della vita. Una fortissima emozione, ma anche un grande momento educativo. Il corpo umano è quello che noi siamo, noi poi ci mettiamo emozioni, coscienza, spirito, ma dobbiamo capire come funzioniamo dal momento della riproduzione al momento della piena maturità, al momento eventuale della malattia. Questa è Real Bodies, la più grande mostra mai allestita al mondo, il cui testimonial è Alessandro Cecchi Paone. Dal 26 dicembre si potrà vedere a Jesolo. Qui si può vedere come la scienza medica ci ha reso sempre più vitali, sempre più longevi e sempre più sani. Però bisogna anche, seguendo le indicazioni che questi corpi danno, anche quando indicano le malattie che ci possono colpire, bisogna stare attenti a come si vive, a fare sport, a non fumare, a mangiare nel modo giusto. Parlare non basta. Vedere un polmone sano, bello, pulito e un polmone annerito e indurito dal fumo oppure devastato da un inevitabile susseguente tumore è il modo migliore per far smettere chi fuma e per non far cominciare soprattutto i giovani che non fumano. Andiamo a vedere i livelli di marea per domani. Nessun problema, un massimo alle 8:20 di 85 centimetri, poi
La marea torna ad alzarsi senza nessun problema alle 21.55 con 60 centimetri. Questa sera tornano i veneti schiacciati dalla crisi, stiamo parlando naturalmente di Focus, le storie dei nuovi poveri dalla voce dei protagonisti, poi c'è l'assegno della settimana e il nostro fondo anticrisi. Vi aspettiamo a partire dalle 21.05 in studio il nostro direttore Luigi Bacialli, potete partecipare con i vostri sms. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Venezia Maestri, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi salutiamo con il presepe della famiglia Baldan da Milano. A presto! Questo presepe è un presepe elettromeccanico storico. Mi fa piacere se vengono bambini in visita, perché è per loro che si costruisce la maggior parte di queste cose. È da 35 anni che lo costruisco, ci sono pezzi che hanno 38 anni addirittura. I materiali di composizione è misto, c'è legno compensato, c'è ferro, saldatura, ci sono, qui quest'anno ci sono più di 60 spine e 25 motori per le movimentazioni delle statuine. Le uniche cose comprate sono le statue. Auguri ai telespettatori di Rete Veneta e buon Natale a tutti. Together with you.